figu. Parliamo delle figurine. Parliamo delle figu. Dunque, per economia di tempo e spazio, abbiamo omesso tutte le comuni, nonostante ce ne siano alcune interessanti nella collezione. Ma sì, cioè, cosa... Però siamo partiti dalle non comuni. Tanto andiamo a vedere. Ora, le mitiche, perché le carte sono tante. Sono 280 carte, far carta per carta ci sembrava un po' esagerato. Quindi ci andiamo a vedere le non comuni, le rare e le mitiche. E parliamo in ottica sia limited che anche constructed. C'è qualcosa che secondo noi è bello anche in constructed. Ok. Va bene. Angelic Observer. Ah, literale, traduciamo in italiano? Abbiamo così l'inglese della carta e poi la traduzione in italiano mi fa morire, dai. No, davvero? Dai, ti prego. Voglio fare questa la cosina là. Voglio vedere come... Volevi mettere questa cosa su YouTube? E ciao. No, no, stiamo... Sì, beh, possiamo anche fare... Bella, tosto! Possiamo anche metterla su YouTube. Noi siamo la falange simpatica del Magic italiano. Strade di nuova capenna. No, beh, sai cose che non traduce. No, non ti traduce. Infatti hai la carta seria con l'immagine. Poi hai la gag di fianco. Osservatore angelico. Questo incantesimo costa uno in meno da lanciare per ogni... Incantesimo, questa magia. Costa uno in meno da lanciare per ogni citizen, per ogni cittadino che controlli. 3-3 volare. Vabbè, sti cazzi. Sti cazzi, dai. Un volantino. Sala ballo. Ballroom Brawlers. Attaccano e fino a un'altra creatura bersaglio che controlli hanno entrambi scelta. Aspetta, dopo poi non capisco le carte. Under target creature control both gain your choice, a tua scelta. First strike o lifelink. Another target creature control. Ah beh, insomma, carina, limited carina limited questa. Limited è carina. Però un 3-5-5 che quando attacca dà lifelink o attacco improvviso a un'altra creatura attaccante che controlli. E anche lui. E lui. Bisogna vedere quanto sarà veloce giocare in limited, perché comunque un 3-5 a costo 5 a terra è così così, tu dici. Sì, infatti non ha neanche un'abilità evasiva, non ha nessuna abilità difensiva, ha solo un'abilità d'attacco, boh, non lo so, questa attacca al sesto turno. Boh, bisogna vedere come sarà il metallo. Dio, boh, vedi, un equipment. Queste cose qua sono le cose che mi danno fastidio. Il piede di porco del cittadino. Adesso mamma non so mia. Come l'hanno tradotto, però Citizen Crowbar è veramente un piede di porco. Sì, un po'... Allora, quando pesco. Entra in gioco crea un pippiolino, quindi è già un carino. Cittadino 1-1 verde e bianco e lo equippa direttamente. Esatto. Quindi è un 2-2 che ha di solito, che fa disincantare. Ah, bellino. È un 2-2, è un 2-2, è un orsetto che fa una cosa. Bella, questa è comunque carina. Se ti rompe la... Sì, infatti, più che altro perché se ti rompe la creatura, tu la puoi equipare questo su un'altra e fare la stessa esatto, cosa. Esatto, esatto, molto bellino. Deve rompersi il coso. Carino, dai. Allora, prima rara. Perché noi adesso poi ci fermiamo un attimo a parlare delle rare. Sì, dai. Le altre chi se ne frega. Ogni giocatore che controlla una creatura multicolor pesca una carta e poi questa spacca tutto. È la vratta. Allora, come avevo detto, a me queste vratte qua piacciono, perché comunque vengono sempre giocate volentieri. Sì. Ciao Joy. È un po' grande. Ciao Stella. Mi piacciono. Poi c'è... Allora. Ciao Yuri. L'ennesima... ciao Yuri. È l'ennesima vratta valida in standard. Sì. Quindi vengono veramente tante vratte in standard. Ce ne sono bella Luca, ciao bello. E quindi a me questa carta qua comunque non dispiace. Sì, beh, è una bella vratta. Mi ricorda un po' Shattered Sky, che ti faceva pescare se avevi forza 4 o più. Sì. Però bella. Comunque è una bella vratta. Bella. Cioè bella in standard vratta. Sei sempre contento di giocare. Anche perché comunque anche negli altri formati quella condizione lì non è che sia facile che capiti. No, cioè rischia di vrattare senza far pescare oppo, voglio dire. Comunque, sì, questa comunque è un'espansione dove ci sono tante carte multicolore, quindi saranno solo sì, in standard, esatto. Però comunque una vratta come questa siamo contenti di vederli. Mono bianco contro standard. Allora non dire più niente. Addirittura. Qua c'è la prima Elspeth Splendente. Intanto il ritorno di Elspeth, che è da tantissima che roba. Era da un po' che non si vedeva Elspettina. Da Theros. Sì. Theros. Quella 6, vero? Sì. No, quella 6. Quella 6 che vrattava? Ah, no, aspetta, io mi confondevo con la saga. Mi stavo confondendo con la saga. La saga di Elspeth, sì. Era quella forte. Quella 4 era quella forte. Poi c'è stata quella di Mirrodin, che era la 5. E poi c'è stata... Lei era anche in...
L'ultima sua comparsa Planeswalker è stata Teros? Non mi ricordo. Non lo ricordo nemmeno io, ma sì, mi sembra di sì comunque. Allora, deve aprirlo, però sì, vedi. Vabbè, Marco, comunque Marco ci aiuta. Grande Miki. Grazie mille. Thermos. Ah. Thermos, sì, perché Thermos. Lei era nella storia anche di dai, in che espansione era che c'è lei che torna su Teros? È uscita su Teros. Però sull'ultima Teros su ce l'abbiamo Teros. Planeswalker? Sì. C'è Planeswalker, mi ricordo. Comunque, era un po' che non se ne sentiva parlare. Comunque, commentiamola, perché questa costa già tantino. Questa è forte, allora, a 5, Planeswalker a 5, Loyalty 5, che quindi va direttamente a 6 volendo. Pompa una creatura e un segnalino travolata che ha provviso legame vitale o cautela su di esso, quindi un segnalino perenne. Se invece vogliamo usarla facendola con la seconda abilità, guardi le prime 7 carte, scry praticamente su 7 carte, metti sul campo di battaglia una carta permanente con un volume di mana pari inferiore a 3, 3 con un segnino scudo, metti il resto in fondo di grimorio in ordine casuale. Quindi praticamente lei a 5 entra a 2 e fa anche mini tutorino su 7 carte. Quindi fa doppio pezzo a 5, bella, una bella abilità. Anche perché su quel mana lì in bianco rimane, tanto rimane comunque a 2, fa tante cose. Meno 7, vabbè, la classica cagata che non serve a niente. No, infatti a me il meno 7 della verità non piace molto. No, perché tanto alla fine ci sono 3000 rare, cioè 3000 vratte. 3000 vratte. Se c'erano, se faceva 5-3-3 con Est, cambiava magari. Però 5-3-3 basta, il turno dopo muoiono come degli stronzi. Comunque fa in fretta ad arrivare a 7, eh? Bastano due giri e arriva a 7. Vabbè. Altra rara. Specialista dell'estrazione, 3-2 costo 3 con lifeling. Quando entra sul campo di battaglia, fa un rianimino a su 2. Un pezzo a 2? 2 o meno? Ah, questa creatura però non può attaccare o bloccare finché controlli lei. Ok, quindi mette in banca. Mette un pezzo. Mette un pezzettino sul board, che però non può fare niente. Se fanno una vratta, muore sia lei che il pezzettino. Magari una carta tipo la creatura che abbassa il costo degli incantesimi ti potrebbe essere utile, perché sta lì e comunque la sua abilità la puoi usare. Non si sa. Comunque sono quelle carte che potrebbero sempre trovare un'utilità in un qualche modo. Questa a me è piaciuta un sacco. Il 2-2-2. Minchia. 2-2-2. Flying Vigilance. Flying Vigilance. Allora, già il fatto che sia un 2-2-2 Flying Vigilance è già una bella cosa. Sì. Comunque è un angelo. Poi gli un angeli angelo. Stanno prendendo il largo come abilità, perché sì, sono veramente mille sì, angeli. Tutti gli altri angeli si pompano. Entrano in gioco con un segnalino per ogni angelo che già controlli. Cioè, e poi dopo ti fa ramp sugli angeli. Questo è un bel pezzo in Angel. Anche in Historic. Ma comunque è una carta a 2 che ha doppie abilità, di cui una evasiva e una difensiva. Quindi puoi attaccare, bloccare, fare tante cose. Ma questa carta qua è una carta che mi è piaciuta. Sì, sì, molto forte. Piace molto anche a me questa. Poi a me queste carte qua sempre anche queste qua sono carte che mi piacciono, perché sono carte che fanno qualcosa tutti i turni. Questa addirittura volendo mette un pedino tutti i turni. Puoi stappa pescare, un pezzo, stappa un pezzo e mette, e un, mette pedino. Un pedino. Quindi tu al secondo turno metti pezzo, al terzo turno attacchi, giochi questo, fai un altro pezzo. No, al terzo turno no, la metti giù e basta. Al quarto turno, volendo, potresti fare questa cosa. Se stappi due creature che controlli, peschi. Se ne stappi, vabbè, vinci la partita. Che vabbè, l'ultima, boh, non so se ci sarà il genio che fa. Questi sono i classici sassi. La combo, alo combo. Sono i classici sassi alla Grit Engine. Che in un qualche modo ti trovano spazio. Questo costa veramente poco. Comunque ha 3 abilità e costa un cazzo. Anche questo costa qualcosa già. Forti in Anvil, dici Miki? Bah, questa fa delle cose. Sicuramente adesso Anvil deve introdurre bianco e anche abbastanza mana costritte. Delle terre doppie ci sono. Potrebbe essere infinito. Potrebbe essere. Vabbè, questo era comunque fa comune, tante cose. Un Illuminator virtuoso. Ah, ok. Uno con Double Strike. Che conniva. Pesca una carta, scarta una carta. Se hai scartato una carta non terra, lo pompi. Ok. Quando viene bersagliato ti obbliga a farlo. Quindi sì, se tu. Vabbè.
Vabbè, ci sta. Comunque, un 2-2 con un 1-1 con Double Strike che si potrebbe volendo pompare. Ah, che tu controlli. Non è che se l'altro prova a spaccartelo, questo si pompa. Vabbè, un altro pezzo alla Leonino. Sì. Knockout Blow. Che costa 2 in meno. Se istantaneo a 3. Costa 1 okay. Se targetta creatura rossa. Ok, un pezzo da Boros. Fa 4 danni a una creatura. No, un pezzo da Boros. È un pezzo da side. Dispel target. Ah, beh, cioè perché targetti oppo. Sì, sì, super sì, pezzo sì. Da side. Super pezzo da side. Praticamente sì. 4 danni più 2 vite. Bello. Fa removal più 2 vite. Queste sono carte che si possono giocare. Queste non comuni qua sono le classiche non comuni che trovano sempre spazio nei side. 4 danni, guadagno 2 a 1 contro red. È sì. Una bella sideata questa, sì. Bella. Va bene. 3-2-3. Bella la figura. Molto. Un gatto. 3-2-3. Un gatto farabutto. Una gatta, una miciona. Ah, fa una pedina se entra in gioco. Se la sacrifichi, fa un mini... fa un mini mana tight. Mini mana tight, esatto. Mini perché mana tight è più forte, countera tutto. Invece questo solo non creature spell. Vabbè, comunque fa doppio pezzo a terzo. Però, boh. Ma fastidioso. Sì, ma non mi piace tanto perché a 3 ci sono delle carte più forti in questo momento. Poi il limbo, mi sto pensando al limited, però no. Magari il limited ma ti no, rimane limited a contatti. Il limited è sempre forte perché comunque fa doppio pezzo a 3, è una bella carta che fa doppio pezzo a 3. Sì, sì. No, allora c'è. No, in ottica di costruito. La 3-4 che quando a costo 3 vedo. C'è Paolo Vito. C'è la 3-4. No, la curva 3 è devastante. Ingiocabile. Ecco, questo è il eccola la Mysterious Limousine 4-4. I promessi sposi. Ah, ok. Sì, è quella, è quella okay. Che praticamente esilia un pezzo. Allora. Facciamo ordine. 4-4 a 5. Artefatto veicolo con crew 2, che comunque è basso. Dice che ogni volta che entra in gioco o attacca, esilia una creatura. E ogni volta che lei esilia, la creatura esiliata prima torna in gioco. In gioco. Quindi praticamente è un esilino che potrebbe esiliare, cambiare il target della spell. Esatto. Però esilia, se questa se ne va... se questa se ne va, le creature tornano comunque. Costa tanto. Costa tanto ed esilia tanto. Creatura. 5 tanto. Cioè Elspeth esiliava permanente. Ci sono dei removal molto più forti. Sì. Ci sono dei removal non lo so, molto non, più forti. Non la vedo. Così così. Non mi piace. Ogni volta che vediamo i veicoli parliamo del mazzo veicoli ma... Comunque in limite ancora UFO. Carta. Peccia. Rattoppare. Strega. A 3. Ah, ti riprende tutto. Three target creator card. Vittorio mana value. 3 or less. From the to the battlefield. Però deve essere total mana value 3. Può fare un... Droppa 2, droppa 1. Droppa 1, droppa 2, droppa 1. Droppa 3. Droppa 3, 3, droppa 1. Boh, forse potrebbe essere una carta forse side. Il limited... Il limited, limited potrebbe recursion essere è sempre bello. Carta. Ma però il limited non hai tanti droppa 2. Cioè, infatti stavo pensando hai tanti, limitazione non hai tanti lì. Droppa 1. Hai tanti droppa 2, però se tiri su un droppa 2 devi avere anche un droppa 1, se no lo sfrutti per metà. Se hai un drop a 3, fai un reanimino 3, allora a quel punto lì prendi un reanimino che ti prende, fa qualsiasi cosa. Sì, tre creature a 1, però intanto al turno 3 devi averle nel cimitero, tre creature a 1. E poi in late game... La vedo bene, potrebbe essere giocato in un side di un mono white che vuole risollevarsi da una vratta. A me non fa impazzire. Poi ci prendiamo i nostri rischi. A me piace anche prendermi i rischi nelle review. Dire che cosa fa cagare, che cosa è forte, vedere se abbiamo ragione. Attenzione perché su questo canale molte volte ci prendiamo io e il buon Berru, eh. Molte volte ci prendiamo anche andando incontro a delle opinioni forti di nostri ben più esimi colleghi. Quindi attenzione, seguiteci! No, seguiteci. Sì, 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 quello sicuro. A volte caniamo anche, comunque, perché... No, beh, certo. Questa qua comunque potrebbe essere veramente giocata in un side di un mono white che vuole risollevarsi da una vratta, però sì. Non lo so, siamo non, al fa limite. Sì, non mi fa sbroccare. La plebaglia! La rising. Non sappiamo come sono tradotte. Incantesimo 5, Hide Away 5. Quando attacchi con uno più creature... Crea altrettanti 1-1 bianchi e verdi, cittadini, e se controlli 10 o più creature, tiri gratis la carta esiliata con Hide Away. Costa troppo, non mi piace. No, neanche a me. Refuse to yield. Il rifugio era più forte. Rifiuta di cedere. Ah, come retitudine. Che costava Dio solo bello! 0, più 2, più 7. Con Rich era straforte.
Però la stappa. È la stappa. Ma... ah, è un apparatone. Molto difensivo, A me mi piace. I trick, poi... Allora, il limited potrebbe anche essere giocato in un altro modo di giocare che non sia limited, non la ma vedo. Poi rettitudine era più forte perché almeno uccideva, dava +7/+7 solo in difesa, però sì, solo in difesa, solo in difesa. Questa può andare anche in attacco, poi fai due danni in più, no, secondo me ci sono dei combat più forti in questo set, poi magari quelli che infliggono danno pare alla destrezza e alla destrezza alla fuckness piuttosto che la Call of the Death Call of the Death Dweller, secondo me è più forte, però figa mette segnalino, Death Touch, Menace, rispetto a quella alla bianca, secondo me Call of the Death Dweller è più forte. Sì, esatto, Call of the Death Dweller è più forte perché mette due segnalini grossi, questa qua cioè non fa la stessa cosa. L'unico vantaggio di questa carta qua è che potrebbe fare un 3x1 se hai 3 drop a 1. Splash nero, gioco Call of the Death Duel in historic. No, Call of the Death Duel è un'altra cosa. Sì, mettere Menace e Death Touch è un'altra cosa. Grande bacio, ciao bello. Non per criticare, Luca, però cioè, c'è una bella differenza. Lo sapete, rimettere in gioco due creature che hanno un pompaggio, cioè, metti giù un 1-1 che ha Death Touch, sì, certo, e un 2-2 certo che ha Menace, è un'altra cosa. Quello no, ci si confronta. Poi l'ho appena detto, noi ci prendiamo anche la responsabilità di quello che diciamo. Magari è sbroccato. Sì, no, certo, non è. Comunque, volendo puoi fare un 3x1. Raccoglitore di voci. Rumor Gatherer, le traduzioni sono quelle di Google, non è detto che la versione italiana sì, sia per forza così. Un 2-1 a 3 mi fa schifo. Abbastanza. 2-1 a 3 mi fa schifo, perfetto. Under control, scry 1. This is the second time disability has resolved this turn, draw a card instead. Mamma mia, c'è scritto lento sopra. Ciao. Sanctuary Warden. Brutta, ok. 5-5 guardiamo il santuario. A costo 6 mitico. Volare, angelo. Doppia protezione, due shield counter. Però quando entra in gioco attacca, puoi rimuovere un counter, pescare e fare un pedino. Quindi volendo, allora ok, è un mucone enorme. Allora, però rimuovi il segnalino solo dalle tue cose. Il limited ti fa vincere le partite. Sì, questo è gigante. In standard la vedo lenta, però non si sa mai. Comunque è un angelo, a quanto pare gli angeli stanno spingendo un sacco, cioè è una bella abilità, però la vedo poco prominente. Ci sono veramente troppe rate. Shield, ricordami, protegge dai danni. Danni e distruzione. Cioè quando viene distrutta o morte da danni, rimuovi shield counter. Cioè, allora, mi ricordava Esilia, cioè, figa Benslayer era meglio abbastanza. Faccio terza abilità di The Wanderer, questa muore. In realtà, correggeteci se sbagliamo. L'altra sera ci hanno scritto in chat che shield con i danni, cioè tu rimuovi anche se i danni non sono letali, sì, è giusto? Cioè sì, se viene danneggiata rimuove shield. Infatti massacro. No, massacro lo uccide, da meno meno. Anche una cosa che esilia. C'è anche una cosa che esilia. Infatti, che allora, ce n'è un allora sacco. Ci sono solo delle cose che esilia. Sì, sì. Swooping Protector. 2-1 a 4. Flash flying. Con e che protegge? Flash bellino. Limited mi piace un sacco. Flash bellino. Flash blocca, costa tanto, Però è un 2-1 volante che ha flash, porta via pezzi in parata, non muore. Secondo me in limited non è male. Cioè io in limited sono contento di avere. Beh, creature flash sono belle, in limited sono sempre dei brutti scherzi. È praticamente indistruttibile a un giro, no? Sì, no, sì, sì.